Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, alla stessa festa con Barbara D'Urso. Cecilia e Ignazio hanno incontrato Barbara D'Urso a Milano. Dopo le frecciatine da ambedue le parti, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Barbara D'Urso si sono incontrati allo stesso party. Quale? La festa di compleanno dello stilista Alessandro Martorana, uno degli eventi più attesi dalle celebrity nostrane. All'evento era presente anche Belén Rodriguez che, come noto, non ha un buon rapporto con la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Cosa è successo tra le sorelle argentine e la presentatrice napoletana? Per il momento non è emerso alcun succoso pettegolezzo, a quanto pare le tre si sono ignorate per tutta la serata. Del resto, la D'Urso ha già sottolineato di riuscire a fare ascolti pure senza intervistare l'ex fidanzata di Francesco Monte, così come Cecilia non ha problemi a presenziare ad altri programmi TV. Continua l'astio tra la D'Urso e Cecilia Rodriguez. Nonostante tutto, l'astio tra Barbara D'Urso e Cecilia e Ignazio continua. Proprio di recente, durante una puntata di Pomeriggio 5, la dottoressa Jo ha lanciato una frecciatina alla Rodriguez. Barbarella non ha avuto peli sulla lingua nel ribadire che la ragazza non è stata rispettosa nei confronti di Francesco Monte al Grande Fratello VIP. L'attrice ha infatti preso le parti dell'ex tronista di Uomini e Donne e criticato in più di un'occasione il comportamento della sudamericana all'interno del reality show di Canale 5. Dal canto suo Cecilia ha rivelato che si è sentita offesa dai programmi della D'Urso. Non ha infatti apprezzato il modo in cui gli opinionisti di Barbara hanno parlato della sua storia d'amore con Moser. Le parole di Cecilia contro Barbara D'Urso. Quando sono uscita dalla casa ho sentito nei programmi di Barbara D'Urso frasi impronunciabili, devastanti. Frasi che offendono non solo me, ma tutte le donne. Ho subito violenza verbale, una violenza che fa male, per la quale ogni donna si dovrebbe sentire indignata. Mia madre ha sofferto, mia sorella anche, ha dichiarato Cecilia al settimanale Chi.